È difficile dire da che cosa scaturisce un atto che spero sia soltanto isolato e frutto di una mente malata. Noi abbiamo lavorato in questo quasi un anno di vita della mia amministrazione affrontando una serie di tematiche che erano oggetto già del nostro programma amministrativo e che abbiamo più volte sciorinato in campagna elettorale, a partire dalla risoluzione del rapporto contrattuale con l'AIPA per arrivare in ultimo in questo momento a una scelta credo molto coraggiosa tesa a risistemare le risorse umane che ci sono all'interno del comune per assicurare i servizi essenziali e dare ai cittadini le risposte che si aspettavano e che si aspettano da un'amministrazione come la nostra, che ha voluto fare non soltanto della sua campagna elettorale uno slogan, ma soprattutto una scelta di vita, cioè quello del rinnovamento e del cambiamento. Io credo che l'atto che è stato compiuto ai danni della mia persona e dell'amministrazione comunale e quindi dell'intera città va vista semplicemente in quest'ottica. C'è qualcuno che vuole bloccare il rinnovamento. È chiaro che noi rispondiamo picche a questo tipo di ragionamento, a questo tipo di scelta che altri hanno voluto compiere, perché saremo qui in maniera modesta a servire il nostro popolo, a servire la nostra città, adottando tutti quegli atti che vadano in direzione del bene comune.